Moderato di Antonio Diabelli, il quarto brano della antologia pianistica di Cesi Marciano. Allora, prima di tutto, moderato. Cosa vuol dire? Moderato, più che un titolo, è semplicemente un suggerimento sul carattere del brano, cioè un consiglio su come eseguirlo. Moderato normalmente indica un brano abbastanza tranquillo, che quindi non deve essere suonato rapidamente, senza fretta, con moderazione, appunto. Cosa devo osservare prima di iniziare a suonare? Allora, intanto vedo che ci sono i segni dei ritornelli. È un brano breve, sono due righe in tutto, quindi 16 battute, 8 battute per ciascun rigo. Il segno del ritornello è sia in fondo al primo rigo, quindi mi dice ritorna indietro e ripetilo la seconda volta, e poi passa al secondo rigo. E anche il secondo rigo ha gli stessi segni, quindi devo suonare due volte anche il secondo rigo. Ora, in questo caso, essendo semplicemente una lezione, per non far diventare il video troppo lungo, io li suonerò una sola volta ciascuno. Ma se fossi davanti a un pubblico per fare un'esecuzione, allora sì, suonerei due volte il primo rigo e due volte il secondo. Cosa altro c'è da osservare? La mano sinistra all'inizio del pentagramma, nel primo rigo, ha una chiave di violino, perché la posizione della mano sinistra è un po' spostata, la mano invade il campo della destra. E quindi che succede? Per rendere più semplice riconoscere le note, vengono scritte con la chiave di violino. E quindi io in questo caso suonerò do, mi, re, fa, do, mi, si, re e così via. Proprio perché capisco che questa nota è il do centrale, scritta con la chiave di violino. Quindi la posizione di partenza della mano sinistra sarà questa. Il 4 sul do centrale e il 2 sul mi. Arrivati in fondo al primo rigo, la mano sinistra ha questo salto. Un sol, un altro sol più in basso, più a sinistra, e poi il do. Quindi questo piccolo salto mi fa spostare la mano nella posizione da cui deve poi ripartire per il secondo rigo. Per cui io mi trovo già nella posizione pronta per iniziare il secondo rigo. E infatti, visto che la mano è ritornata un po' a casa sua, trovo nuovamente la chiave di basso, per cui io ricomincio a decifrare le note come sempre faccio per la mano sinistra. Sol, si, sol, do, sol, re e così via. Qui c'è un altro spostamento per la mano sinistra. Il mignolo si sposta sul do più in basso, più a sinistra, e alla fine c'è un altro salto come ha fatto nel primo rigo. Sol, sol, do, sol, sol, do, cioè. Ora, se io dovessi suonare due volte questo rigo, perché sono davanti a un pubblico, allora da questa posizione io dovrei spostarmi di nuovo e ricominciare, ovviamente, nella posizione di partenza del secondo rigo. In questo caso non ce n'è bisogno perché è arrivato qua in fondo, io mi fermerò. A questo punto, primo rigo della mano destra e poi primo rigo della mano sinistra. Abbiamo visto che la mano destra ha un piccolissimo spostamento a metà del rigo. Dopo aver suonato Re, Si, Sol, deve ripartire dal Mi, per cui fa un
piccolissimo, veramente minimo spostamento. Secondo rigo. Allora, abbiamo già visto quello che succede per la mano sinistra. Per la mano destra ho trovato una diteggiatura alternativa che secondo me è un po' più semplice rispetto a quella scritta sul libro per suonare queste note. Fa, re, mi, do, re, si, sol. Allora, la diteggiatura suggerita dal libro è questa. Va benissimo, si può usare. Per chi ha le mani però un po' piccole, questa apertura forse può non essere troppo comoda. Allora, io risuono lo stesso brano, le stesse poche note, queste due battute, con una diteggiatura che secondo me è più semplice, perché ripeto lo stesso movimento della mano, cioè 5, 3, 5, 3, 5, 3, 1. Quindi la mano destra cammina un po' e non ha bisogno di aprirsi troppo. Per chi ha le mani piccole, forse questo può essere un suggerimento utile. Ma in ogni caso, come sempre, la diteggiatura è un fatto molto personale, perché, come già detto anche in altre occasioni, una diteggiatura universale non può esistere. Le mani sono molto diverse da una persona all'altra. Chi ha la mano più larga o più stretta, con le dita più sottili, più larghe, più lunghe, più corte. Quindi una diteggiatura che possa andare bene per tutto il mondo non è possibile, non può esistere. Quindi il libro dà dei consigli che quasi sempre sono ottimi e funzionano molto bene. In certi casi possiamo provare a trovare delle soluzioni alternative che per noi sono più comode. E non è detto che magari per un'altra persona siano comode lo stesso, ma quello che conta in questo caso è per noi trovare il risultato con il minimo sforzo, con la minima difficoltà. Quindi, secondo rigo, mano destra e poi mano sinistra. Bene, una piccola cosa positiva. Le ultime quattro battute della mano destra per il primo e il secondo rigo sono esattamente uguali. Quindi è una cosa che dovrebbe risultare meno difficile. A questo punto, tutto il brano, dall'inizio alla fine, con le due mani.